when we rise, that's the time I love the best. Blue is the color of the sky in the morning when we rise, in the morning when we rise, that's the time, that's the time I love the best. In America è in corso la campagna elettorale per la presidenza. Robert Kennedy è candidato ed è in buona posizione. I am announcing today my candidacy for the presidency of the United States. I do not run for the presidency merely to oppose any man, but to propose new policies. I run for the presidency because I want the Democratic Party and the United States of America to stand for hope instead of despair, for reconciliation of men instead of the growing risk of world war. From the Redwood Forest to the Gulf Stream waters, that man is Robert Kennedy. La sera del 5 giugno, nell'albergo Ambassador di Los Angeles, Kennedy tiene una riunione elettorale. Mentre esce dalla hall, viene ferito da un colpo di pistola alla testa. Ecco la radiocronaca di quel drammatico. Dopo il colpo di pistola, le urla dei presenti. Il radiocronista indica l'assassino. Grida che ha una pistola in mano. Urla, prendetelo, prendetelo. In the head. I am right here. Rafer Johnson has a hold of a man who apparently has fired the shot. He has fired the shot. He still has the gun. The gun is pointed at me right at this moment. I hope they can get the gun out of his hand. Be very careful. Get the gun. Get the gun. Get the gun. Stay away from the gun. Get the gun. Stay away from the gun. His hand is frozen. Get his thumb. Get his thumb. Get his thumb. Take a hold of his thumb and break it if you have to. Get his thumb. Okay, now hold on to the guy. Hold on to him. Hold on to him, ladies and gentlemen. They have the gun away from the man. In this shot. They've got the gun. I can't see the man. I can't see who it is. We know, of course, who committed the crime. Adesso siamo forse in grado di dirvi chi ha sparato. È stato identificato in maniera sufficientemente sicura per dirvi che il suo nome è Shiran Shiran. Sirhan, S-A-R-H-A-N, Sirhan. Both names, Sirhan, Sirhan. Hold him, hold him! Hold him! We don't want another Oswald! Hold him, Rafer, we don't want another Oswald! Hold him, Rafer, keep people away from him! Make room, make room, make room, make room, make room. Would a doctor come right here? A doctor, we need a doctor right here. The microphone, please, immediately. Il giornalista Andrea Barbato quella sera era sul posto e ha assistito ai fatti. Questo è il suo racconto. Entrare era molto facile. Hanno tentato all'inizio di fare uno sbarramento, di lasciare entrare solo i giornalisti, ma in realtà in questa sala dell'Hotel Ambassador non c'erano solo giornalisti, c'era molta altra gente, molti estranei. La cosa strana infatti non è nel fatto che Shiran Shiran sia entrato nell'albergo, perché era un ricevimento di un festeggiamento, per cui era aperto a tutti. La cosa strana è che Shiran Shiran abbia saputo che Kennedy, subito dopo il suo discorso, sarebbe passato per quei corridoi, per quella uscita di servizio che portava alla cucina. Nessuno lo sapeva, nemmeno lo staff di Kennedy. Si può pensare a una combinazione, si può pensare che l'assassino abbia seguito Kennedy, ma nessuno l'ha visto dalla parte della sala da ballo. Era lui, evidentemente era già dalla parte della cucina. Se l'assassino non lo sapeva, si può dire che in questo tragico modo è stato fortunato. L'addetto stampa, Frank Mantrievich, annuncia la morte di Robert Kennedy. Senator Robert Francis Kennedy died at 1:44 a.m. today, June 6, 1968. Giornale radio. Robert Kennedy è morto. La notizia si è diffusa in un baleno poco meno di due ore fa. Robert Kennedy
è morto all'1:44 del mattino, ora di Los Angeles, corrispondenti alle 10:44, ora italiana. Un quarto d'ora dopo, alle 2 di notte, l'addetto stampa di Kennedy, Frank McEnvitz, è sceso nella sala stampa improvvisata dell'ospedale del Buon Samaritano e ha pronunciato con voce incolore da automa queste parole. Ho un breve annuncio da farvi. Il senatore Robert Francis Kennedy è morto all'1:44 del mattino, oggi 6 giugno 1968. Accanto al senatore, al momento della morte, si trovavano la moglie Ethel, le sorelle signora Smith e signora Lawford, il cognato Stephen Smith e la cognata Jacqueline Kennedy. Aveva 42 anni. Qui, Nuova York, vi parla Ruggero Orlando. Lutto nazionale negli Stati Uniti. Lo ha proclamato il presidente Lyndon Johnson non appena si è diffusa la notizia della morte di Robert Francis Kennedy, senatore di Nuova York, con le parole seguenti: è un tempo di tragedia e di perdita. Il senatore Robert Francis Kennedy è morto. Robert Kennedy ha affermato il nostro paese, ha affermato la pulizia fondamentale del nostro popolo, il suo bramare la pace, il suo desiderio di migliorare le condizioni di vita di tutti. Il sentimento di perdita di cui parla il proclama presidenziale fanno dire: Bobby era un grand'uomo. Questa della famiglia Kennedy assomiglia a una tragedia greca di eroi, e un popolo non può accettare la realtà più evidente, che i motivi ne siano quelli del teatro contemporaneo dell'assurdo, che sia senza motivo. I funerali nella cattedrale St. Patrick di New York e il discorso del fratello Edward. My brother need not be idealized or enlarged in death beyond what he was in life. Be remembered simply as a good and decent man who saw wrong and tried to right it, saw suffering and tried to heal it, saw war and tried to stop it. Those of us who loved him and who take him to his rest today pray that what he was to us and what he wished for others will someday come to pass for all the world. As he said many times in many parts of this nation, to those he touched and who sought to touch him, some men see things as they are and say why. I dream things that never were and say why not.